Tuo padre sta per farmi una domanda. È il momento più importante delle nostre vite. Voglio ricordare ogni singolo dettaglio. Mezzanotte è passata e siamo nel patio a guardare la luna piena. Gli dico che vorrei ballare, lui mi prende per mano, io lo abbraccio ed eccoci. Due trentenni che ballano come ragazzini alla luce della luna. Poi lui mi fa: facciamo un bambino. Io e tuo padre siamo sposati più o meno da 2 anni e abitiamo in Ellis Avenue. Quando venderemo questa casa, tu sarai troppo piccola per ricordartene. Mi piacerebbe raccontarti la storia di questa notte, della notte in cui sei stata concepita. Ma vorrei farlo quando anche tu potrai avere dei bambini e questo momento non arriverà mai. Dirtelo prima non avrebbe senso, con la tua adolescenza turbolenta, la tua allergia per le storie romantiche, anzi, sdolcinate, come dici tu, e il nostro eterno, continuo conflitto. L'altro giorno, imbronciata perché ti avevo chiesto di passare l'aspirapolvere, mi hai detto: tu mi hai voluta solo per avere una donna delle pulizie gratis. Certo, 13 anni fa sapevo che più o meno in questo momento ci sarebbe stato bisogno di pulire i pavimenti e ho pensato che fare un bambino sarebbe stato il modo più economico. Tu neanche mi hai guardata mentre passavi l'aspirapolvere in tutta casa, quella di Belmont Street. Vivrò abbastanza per vedere entrambe le case abitate da sconosciuti, la casa in cui sei stata concepita e la casa in cui sei cresciuta. Io e tuo padre venderemo la prima un paio d'anni dopo il tuo arrivo e io venderò la seconda poco dopo la tua partenza. So come finisce questa storia e ci penso in continuazione. So anche come comincia. Con le astronavi in orbita prima di atterrare nelle campagne. Con il governo che non lascia trapelare nulla mentre i giornali scrivono di tutto. E poi con una telefonata. Quando entrano nell'ufficio del mio dipartimento, il colonnello Weber è in divisa. Gary Donnelly, invece, è uguale a tanti altri miei colleghi. Un docente universitario, ma lui insegna fisica. Il colonnello apre il suo computer e fa partire una registrazione. Ascolto quello che mi ricorda il suono di un cane bagnato che si scrolla l'acqua di dosso. Per me è impossibile provare a capire qualcosa senza conoscere il contesto in cui quella registrazione è stata fatta, senza avere indizi sull'aspetto degli alieni, sulla loro conformazione fisica. Cosa genera quei suoni? Qualcosa di simile a una laringe? Su quali frequenze si sviluppano? Sono tutte udibili all'orecchio umano? Il colonnello Weber sembra un disco inceppato. Non sono autorizzato a parlarne. Non sono autorizzato a parlarne. Non sono autorizzati a parlarne. Pretendono che riesca a interpretare una lingua aliena solo da una registrazione. Ma non si può imparare una lingua senza interazione, senza stare a contatto con chi quella lingua la parla. Le lingue umane sono l'espressione delle nostre culture, certo, ma anche dei nostri corpi, della nostra anatomia. Come sono i corpi degli alieni, nessuno ancora lo sa, tranne i militari. La nave spaziale è sospesa in una vallata, in verticale a solo qualche metro da terra. Mi hanno fatto indossare una tuta stagna e una vettura militare ci ha accompagnato fin sotto la nave. Ce ne sono 12 di navi spaziali in tutto il mondo. A ognuna di esse i militari hanno assegnato un linguista e un fisico. Il mio compito è quello di imparare la lingua degli alieni, facendo in modo che loro non imparino la nostra. Entriamo nella nave e mi ritrovo in un enorme spazio rettangolare, vuoto. Le pareti sono grigie, ruvide, come fossero scavate nella roccia. Sul lato sono state posizionate le più evolute attrezzature di registrazione audio e video. Non so davvero cosa aspettarmi. Poi una parete si illumina.
All'improvviso, come se fosse di vetro, come fosse una lente di ingrandimento, svelando un'altra stanza bianca, senza contorni, con una luce soffusa, quasi abbagliante. Due figure, scure ed enormi, avanzano verso la parete, quasi fluttuando. I loro corpi sono sorretti da sette arti che sembrano gambe, ma forse sono anche braccia. Sulla parte superiore del torso, in corrispondenza degli arti, hanno sette occhi. Li osservo camminare su quattro arti, mentre gli altri tre sono sollevati in aria. Sembrano ruotare o avanzare, ma capisco immediatamente che la loro fisicità li proietta in una condizione spaziale a 360 gradi. Non c'è avanti e indietro, destra o sinistra, è tutto unico, come se ogni direzione fosse avanti. Ecco, in questo preciso momento comprendo come la telefonata dei militari sia una delle due più importanti telefonate della mia vita. L'altra è quella della guardia forestale. Il giorno che la ricevo non sento tuo padre da quasi un anno, eppure la prima cosa che faccio è chiamarlo. Insieme guidiamo in silenzio verso le montagne rocciose. Entriamo nell'obitorio. Io all'inizio noto solo le mattonelle bianche, l'odore di disinfettante che mi entra nel naso. Tu sei già lì, distesa su un tavolo di metallo, coperta da un telo. Quando ti scoprono, il tuo volto ha qualcosa di strano. Non sei tu. Eppure io lo so che sei proprio tu. Non hai neanche 20 anni. Il primo incontro non mi impressiona. Diciamo che più che altro sono curiosa. Così avanzo verso il vetro per osservare da vicino gli eptapodi, come io e Gary decidiamo di chiamarli. Hanno la cute grinzosa, il torso tozzo come se fosse una botte, gli occhi scuri che si mimetizzano con il colore della pelle. Torno al computer, accendo lo spettrografo e mi indico dicendo umana. Poi faccio la stessa cosa indicando Gary. Umano. Uno degli eptapodi emette un suono. Vedo la parte superiore del suo corpo vibrare come se soffiasse. Sta parlando. Anche lui indica con un arto il suo compagno prima di emettere un nuovo soffio. Lo spettrografo mi conferma che i due suoni sono identici. Mi indico nuovamente dicendo umana. Poi indico l'eptapodo con cui sto parlando, facendo partire la registrazione del suo soffio. Lui emette un altro suono, più lungo. Lo spettrografo mi dice che è la ripetizione del primo soffio attaccato a uno nuovo. Nella migliore delle ipotesi, il secondo soffio è la conferma del primo, come se mi stesse dicendo sì, alieno. Nella peggiore delle ipotesi sono solo colpi di tosse. Gary vuole sapere come intendo procedere. Gli dico che la prima cosa è capire se è davvero iniziata una comunicazione tra me e gli eptapodi senza fraintendimenti. Devo essere certa che mi stiano dicendo sì, alieni, e non qualcosa del tipo oh, guarda quanto sono brutti. Nel 1770 il capitano Cook approdò per la prima volta nel Queensland in Australia. Mentre parte dell'equipaggio rimase a bordo, il capitano partì con un gruppo di uomini in una missione esplorativa all'interno del territorio. Furono i primi occidentali a entrare in contatto con degli aborigeni. Quando gli inglesi videro degli animali che procedevano a salti, portando i loro cuccioli in una tasca della pancia, chiesero agli aborigeni come fossero chiamate quelle strane creature. Gli aborigeni risposero canguru. E da allora quegli animali vengono chiamati così. Solo anni più tardi, quando si cominciò a studiare la lingua degli aborigeni, si scoprì che canguru significa non ho capito. Hai 5 anni e sono venuta a prenderti all'asilo. Mentre guido verso casa ti vedo con la coda dell'occhio che mi guardi prima di dire qualcosa, e poi mi chiedi se puoi
testimoniare. Io lì per lì non capisco. Cos'è che vorresti testimoniare e dove? In un processo? No, mi dici tu, non in un processo. In chiesa. In chiesa. Ah, a un matrimonio, come ho fatto io al matrimonio a cui siamo state la scorsa settimana. Vuoi fare la testimone? Sì, voglio testimoniare. Insisti tu. Il problema è sempre lo stesso. Evitare che imparino la nostra lingua. Questo è quello che mi dicono quando propongo di passare con gli alieni dalla lingua parlata a quella scritta. L'idea è quella di proiettare su uno schermo immagini e parole, sperando che in cambio ci mostrino la loro scrittura. Con la lingua scritta si riducono le incomprensioni causate dai suoni fraintesi, dal non distinguere le parole. La punteggiatura, gli spazi tra le parole creano una struttura che è più semplice da analizzare rispetto a suoni che per noi possono essere incomprensibili. Per fortuna non sono l'unica a sostenere che così potremo procedere più velocemente. E la mia richiesta viene autorizzata. Hai 17 anni e ho il primo appuntamento con un uomo che ho conosciuto da poco. Sta per passare a prendermi, mentre tu studi con una tua compagna di scuola. Ti chiedo per favore di non fare i tuoi soliti commenti quando lui arriverà. E tu mi dici di non preoccuparmi, i commenti li farai lo stesso, così io potrò capire se approvi o meno, ma lui non si accorgerà di niente. Basta che la tua amica ti chieda, quando stiamo per andare, se ti va un po' di frutta. Poi lui arriva. Faccio presentazioni veloci, sperando di uscire al più presto, ma la tua amica fa comunque in tempo a chiederti se ti va un po' di frutta e tu le rispondi. Vorrei tanto un fico. Un attimo di silenzio. Lui ti dice che non è stagione, tu lo fissi senza spiccicare parola. Ti limiti a sorridergli. Poi, mentre camminiamo verso la macchina, non riesco a capire se lui abbia colto o meno. Ma alla fine non me ne importa. Ho solo una domanda che mi frulla in testa. Chissà che frutto avresti scelto se non ti fosse piaciuto. Sullo schermo che ho fatto disporre di fronte alla parete di vetro, proietto l'immagine di una sedia e appena la foto scompare scrivo la parola sedia. Gli eptapodi osservano attenti mentre ripeto il processo con la seconda immagine. Sole. Appena passo alla terza, uno degli alieni solleva un arto e lo muove circolarmente. Io e Gary ci guardiamo. Cosa vorrà dire quel gesto? Improvvisamente capisco e torno alla foto del sole. Lui ferma l'arto e lo avvicina alla parete di vetro. Dalla punta fa uscire una sostanza nera, liquida e densa, che va a comporre una figura sulla parete. È un cerchio, incompleto, con piccoli svolazzi irregolari, come minuscoli sistemi venosi. Mi allontano dalla parete in modo da filmare l'immagine prima che svanisca. Intuisco immediatamente che possa essere un logogramma, un simbolo che rappresenta una parola, in questo caso il sole. Li usiamo anche noi. Per esempio, i segni che indicano le monete sono tutti logogrammi. Ma useranno i logogrammi anche per descrivere azioni? Chiedo a Gary di camminare mentre scrivo la frase «Gary cammina» e la proietto sullo schermo. E poi ancora «Gary salta» e «Gary balla». Oltre la parete, uno degli eptapodi ripete le azioni fatte da Gary mentre l'altro scrive sul vetro un nuovo cerchio per ogni azione. Rimango spiazzata. Perché le azioni sono espresse da un solo logogramma? Possibile che abbiano scritto semplicemente camminare, saltare, ballare? Gary stampa le immagini dei logogrammi e coglie subito un dettaglio. Proiettati sul vetro non hanno lo stesso orientamento, ma basta ruotarli per accorgersi che contengono tutti uno stesso segno, una stessa radice. Potrebbe indicare il soggetto che compie l'azione. I logogrammi hanno una simmetria radiale, mi dice Gary, esattamente come la natura fisica degli eptapodi. Non c'è un verso, non c'è un avanti, non c'è una direzione. Siamo in riunione con gli altri team a contatto con gli alieni, ora ufficialmente chiamati eptapodi, da parte di tutti gli scienziati. È oramai assodato che gli alieni parlano la stessa lingua e hanno la stessa scrittura.
I fisici sono impazienti di passare alla matematica, ma per noi linguisti è ancora troppo presto. Siamo più o meno tutti d'accordo nel sostenere che i logogrammi non sembrano una vera scrittura, ma più una rappresentazione grafica della lingua. Qualche scrittura umana primitiva era così. Per capire il senso bisogna conoscere il contesto. È una scrittura limitante, che non riesce a riprodurre discorsi complessi. Come fanno allora gli eptapodi, con una scrittura così primitiva, ad avere una tecnologia che gli ha permesso di arrivare fino a noi? Hai 14 anni e ieri sei stata a una festa con i tuoi compagni di liceo. Ti alzi tardi e noto subito che devi aver bevuto troppo. Non ti dico niente per non essere la solita madre noiosa, ma tu capisci l'antifone e cominci a raccontarmi che hai bevuto pochissimo perché tu l'alcol davvero non lo reggi, ti basta poco e sei già ubriaca. Come apro bocca per dirti di fare attenzione con certe cose, mi interrompi. E dai, mamma, tu alla mia età avrai fatto esattamente le stesse cose, no? Non ti rispondo, perché io alla tua età non andavo alle feste e se ci andavo non mi ubriacavo. Più ti guardo, più realizzo quanto tu sia diversa da me. Non sei il mio clone, la copia di me stessa. No, sei bellissima, sei incredibile, ma non sei qualcuno che ho creato da sola. Studio con Gary i logogrammi nel mio ufficio. Li ho tutti stampati e appesi a una parete e ora forse comincio a capire. Potrebbe essere una scrittura semasiografica. Gary non ha idea di che cosa stia parlando e così gli faccio un disegno, un cerchio sbarrato da una linea diagonale. Divieto d'accesso. È un concetto scritto in una lingua che non ha corrispondenza tra segno e suono. Questa è scrittura semasiografica. La scrittura degli alieni sembra avere una sintassi articolata. In ogni cerchio sono presenti segni che indicano la complessità del discorso. Soggetto, oggetto, verbi, avverbi, aggettivi. E per questo non possono essere semplici logogrammi. Gary mi chiede se esistano sulla Terra lingue di questo tipo. Ma sì, le equazioni matematiche, la musica. Ma non sono in grado di esprimere tutto lo scibile umano. Un semagramma può essere una parola, una frase, un paragrafo, un intero discorso. Quello che cambia sono le dimensioni. Più articolato è il discorso, più grande è il semagramma, più articolati sono gli svolazzi irregolari sulla circonferenza. L'impatto visivo può essere impressionante. Sembrano ipnotici mandala in cui lo sguardo si perde. Certe volte, quando li osservo senza pensare a decifrarli, arrivo quasi a commuovermi. Con lo stesso sistema con cui siamo arrivati alla loro scrittura, Gary è passato a parlare di scienza. Proietta sullo schermo grafici ed equazioni. Non sembra però aver trovato un canale di comunicazione. Aritmetica, algebra, geometria, chimica non generano nessuna reazione da parte degli eptapodi. Io rimango in un angolo. Li osservo. E mi chiedo per quale motivo siano arrivati sulla Terra. Sono scienziati? O turisti? Commercianti? E perché loro non ci chiedono mai niente? Perché siamo sempre noi a condurre gli incontri? Possibile che siano davvero così poco curiosi di noi? Mi ricordo, una volta, avrai 13 anni e stiamo andando al centro commerciale. Appena parcheggio mi chiedi di darti la carta di credito e mi dai appuntamento dopo 2 ore. Non se ne parla. Tu metti su il broncio e cominci a camminare veloce allontanandoti da me. Poi ti viene un'idea, ti volti e mi vieni incontro. Senti, facciamo così. Niente carta di credito, ma cammini a qualche metro da me, così non sembra che stiamo insieme, va bene? Ma sei matta? E poi perché ora ti vergogni di me? Non posso fare shopping con mia madre, non lo capisci? Adesso basta, eh? Perché non vuoi mai farmi contenta? Perché? Tu te ne freghi di me, te ne sei sempre fregata. Non so cosa dirti. Tu sei così rabbiosa che quasi ti vengono le lacrime agli occhi.
Eppure, solo poco tempo fa, ti divertivi ancora a fare shopping con me. Mi stupirà sempre la velocità e l'imprevedibilità con cui passi da una fase all'altra della tua crescita. Tu sarai sempre più avanti di quello che mi aspetto. Ho cominciato a scrivere nella lingua degli eptapodi. Studio i semagrammi, li scompongo, analizzo i differenti segni. Scrivo appena su grandi fogli, ma il risultato non ha la stessa eleganza, la stessa perfezione di quando a scrivere sono loro. È come se un semagramma scritto da loro venisse preso a martellate e poi rimesso insieme un po' come viene. A caso. E poi impiego molto a comporne uno, mentre per gli eptapodi è un gesto unico, elegante. È come se la loro lingua scritta avesse la stessa velocità della lingua parlata. Per me è strano imparare una lingua scritta a cui non corrisponde un suono. Sono abituata a esercitarmi con la pronuncia mentre scrivo in una lingua non mia. Ora devo concentrarmi in maniera diversa. Così chiudo gli occhi e lo vedo. È come se il semagramma fosse lì, dipinto all'interno delle mie palpebre, lì, da sempre. Il fisico ha detto: la nave spaziale atterrata in Brasile ha avuto una risposta dagli alieni grazie al principio di Fermat. Gli eptapodi hanno dimostrato di capire la legge fisica secondo cui la luce cambia traiettoria passando dall'aria all'acqua, quella che noi chiamiamo rifrazione della luce. Il principio di Fermat dice che per andare da un punto all'altro la luce sceglie sempre il tragitto più veloce, anche se più lungo. E infatti il cambio di traiettoria è dovuto al fatto che nell'acqua la luce viaggia più lentamente. Euforico, Gary mi spiega che l'equazione che dimostra il principio è molto complessa e per questo lui non l'aveva presa in considerazione. Ma questa è davvero la porta che apre alla comprensione della loro fisica. Dobbiamo festeggiare. E mi invita a cena. Io non sono poi così sorpresa. Sarà più o meno quando impari a camminare che ho per la prima volta la consapevolezza della simmetria della nostra relazione. Ormai hai cominciato a correre dappertutto e ogni volta che cadi e ti sbucci un ginocchio è come se sentissi dolore anche io. Ecco, è proprio come se tu fossi un prolungamento del mio sistema nervoso, ma non del mio sistema muscolare. Posso sentire il dolore che senti, ma non posso controllare i tuoi movimenti. Il principio di Fermat ha aperto la porta, è vero. Ed è strano vedere come la matematica degli integrali, in genere poco comprensibile per un non matematico, sia per gli eptapodi davvero elementare, la base di tutto. Io di integrali non ci capisco niente, però ho cominciato a chiedermi come sia il mondo degli eptapodi. Com'è la loro percezione di quel mondo? Ora, grazie allo studio della scrittura, riesco a comunicare meglio con loro e appena rimango sola gli faccio domande semplici. Quello che vogliono gli scienziati è comprendere la loro tecnologia. Io preferisco comprendere il loro mondo. Un mondo lontano, in cui esistono due lune, una molto più grande dell'altra, in cui l'atmosfera è composta prevalentemente da nitrogeno, argone e ossigeno. Un mondo in cui più della metà della superficie del pianeta è coperta da acqua. Un altro pianeta blu. I tuoi occhi sono blu, come quelli di tuo padre, non marroni come i miei. I ragazzi si perdono in quegli occhi, esattamente come facevo o faccio. Forse farò io negli occhi di tuo padre. Mi ricordo che una volta, a 15 anni, sei appena tornata da un weekend con lui e sei esasperata. Ti ha fatto un vero interrogatorio sul ragazzo con cui esci. Ma lo sai che mi ha detto?
Mi ha detto, io lo so com'è un adolescente maschio, ma che cosa ne vuole sapere lui? Non te la devi prendere, tuo padre si preoccupa, tutto qui. No, non è vero, è che lui mi vorrebbe ancora bambina. Non sa come comportarsi con me da quando mi sono venute le tette. Dagli tempo. Ma sono passati anni, quanto tempo devo dargli? Mi viene da ridere. Ma rimango zitta, pensando al fatto che mio padre non ha mai fatto davvero pace con le mie di tette. Ceniamo in un ristorante cinese. È tardi e siamo gli unici clienti. Fuori, sull'asfalto bagnato, si riflette la luna piena. Gary mi riempie di domande: dove sono cresciuta, che università ho fatto, quali film mi piacciono. E io rispondo distrattamente. No, no, non è colpa sua. Lui è carino, gentile, però ho qualcosa che mi frulla nella testa e che non riesco a scacciar via. Voglio capire il principio di Fermat. Cosa significa davvero? Come fa la luce a scegliere la strada più veloce? Come può la luce sapere in anticipo dove deve andare, quale punto deve raggiungere e quindi calcolare il tragitto più veloce? Minimizzare il tempo. Gary mi dice che è esattamente questa la particolarità del principio di Fermat. La luce che si comporta come un essere pensante. La luce che conosce in anticipo la sua destinazione finale e calcola il tragitto più breve ancora prima di partire. Hai 16 anni e un pomeriggio esci dalla tua stanza tutta concentrata. Ma come si chiama quella situazione in cui entrambe le parti vincono? Win-win? No. Vantaggioso per tutti? No, c'è un nome scientifico, mi ricordo che una volta papà l'ha usato, mi serve per una ricerca. Chiama tuo padre. Ma tu non lo vuoi chiamare. In questo periodo non ti va di parlarci. Ti inventi ogni genere di scusa per evitarlo, io non so perché. In queste cose fra voi non voglio entrarci. Provo a insistere, ma tu non vuoi saperne. E te ne torni in camera tua. Mi esercito ancora nella scrittura degli eptapodi, entrando più a fondo nella composizione dei semagrammi, e qualcosa comincia a cambiare in me. Cambia la mia lingua interna. Dopo l'università ho passato 6 mesi a Mosca per perfezionare il russo, e dopo qualche mese ho cominciato a sognare e pensare in russo. Era cambiata la mia lingua interna. Ma ora è tutto differente. Al semagramma non corrisponde una fonetica. Ed io non parlo la lingua aliena. Però comincio a pensare e a sognare graficamente. Vedo semagrammi, mi si formano nella mente come attimi in cui tutto è già compreso. Un unico segno è un discorso complesso che è impossibile riprodurre a parole con il tempo della lingua parlata. È come avere brevi illuminazioni e la lingua che supera il tempo, noi è più di un linguaggio, è come meditare. Un istante di comprensione dove tutto è intercambiabile, istantaneo, senza una catena di pensiero. Siamo in riunione con un rappresentante del Dipartimento di Stato e gli altri linguisti e scienziati a contatto con gli alieni. Molti di noi sono arrivati agli stessi risultati e la comunicazione con gli eptapodi ormai avviene sempre per iscritto. Il rappresentante del Dipartimento di Stato, in accordo con le autorità degli altri paesi, ci dice che dobbiamo cominciare a chiedere agli alieni cosa vogliono da noi. Dobbiamo capire se abbiamo qualcosa da offrirgli e cosa possono darci loro in cambio. È possibile gettare le basi per il commercio? Quali sono i veri motivi della loro venuta? Ci avverte inoltre che dobbiamo sempre tenere un comportamento conciliante. Non dobbiamo entrare in contrapposizione con loro. Dobbiamo fargli capire che al vantaggio di una parte non corrisponde una perdita dalla parte opposta. Una situazione vantaggiosa per tutti. Un gioco non a somma zero, suggerisce Gary. Gioco non a somma zero. Ti dico, dopo essere entrata in camera tua e tu mi sorridi per una volta grata.
Beh, dopo tutti gli anni passati con tuo padre, qualcosa avrò anche imparato. Ho cominciato a capire come la maggior parte dei principi e delle leggi della nostra fisica, che per noi sono intuitivi, come l'energia cinetica o l'accelerazione, siano basati sull'osservazione di un oggetto in un determinato momento e portino ad un'interpretazione degli eventi in maniera cronologica e causale, come una reazione a catena che avviene nel tempo. Ma non il principio di Fermat, che è intuitivo per gli eptapodi e che invece della catena di causa ed effetto porta ad un'interpretazione teleologica degli eventi. La luce, quando parte, deve sapere dove andrà a finire per calcolare il suo percorso. Il tempo non esiste. Non c'è un prima e un dopo. C'è un disegno in cui il risultato è già definito. Gli antenati degli uomini e quelli degli alieni, quando hanno cominciato a sviluppare la loro intelligenza, hanno percepito lo stesso universo in due forme diametralmente opposte. Gli uomini hanno sviluppato una forma di coscienza sequenziale, mentre gli eptapodi una forma di coscienza simultanea. Noi percepiamo un ordine negli eventi ricostruendo un rapporto di causa ed effetto. Loro percepiscono tutto insieme, in un solo momento. Percepiscono un disegno. Anche la loro scrittura è così. È così, in un segno è racchiuso un intero discorso. Hai 3 anni. Non vuoi andare a dormire ed è quasi mezzanotte. Come tutte le sere piagnucoli, insistendo che non hai sonno, ti prendo in braccio e ti porto in camera tua. Tu decidi di giocarti l'ultima carta e mi chiedi perché devi andare a letto se non hai sonno. Perché sono tua madre e decido io. Sì. Sì, ti dico proprio così e per un attimo vorrei sprofondare. Improvvisamente mi ricordo di quando ero piccola e pensavo che una volta madre avrei trattato mia figlia come una persona intelligente a cui le cose si possono spiegare, con cui si può avere un confronto. Invece non riesco a farlo e mi rendo conto che ogni giorno, giorno dopo giorno, mi sto trasformando in mia madre. È ciò che chiedo a Gary una sera nel mio ufficio. Lui mi guarda per un attimo sorpreso e poi mi dice che in teoria le leggi della fisica sono tutte simmetriche rispetto al tempo. Non fanno differenza tra passato e futuro, quindi teoricamente sarebbe anche possibile conoscerlo. L'uomo però, oltre a sottostare alle leggi della fisica, ha una cosa in più: la libertà di scelta. Non possiamo sapere come agirebbe una persona conoscendo il proprio futuro. Magari sapendo come andrà a finire, la libertà di scelta potrebbe spingerla a comportarsi differentemente e quindi tradire il proprio futuro, cambiando irrimediabilmente il corso degli eventi. Sì, capisco che cosa intende Gary, ma c'è qualcos'altro che mi frulla in testa. Esiste davvero questa presunta libertà di scelta? Cosa succederebbe invece se la persona che ha potuto conoscere il futuro, invece di tradirlo, agisse con un senso di urgenza, di devozione verso il proprio destino, spinta a comportarsi esattamente come già sa che si comporterà? Mentre penso a queste cose, Gary mi chiede se ho voglia di cenare con lui e ci fermiamo a fare un po' di spesa in un negozio biologico. Lui prende aglio, pomodorine, linguine, cozze fresche, prezzemolo. Io rimango a fissare una parete zeppa di utensili da cucina. Spremi aglio, macina pepe, pinze da insalata. E mi incanto su un'insalatiera di legno. Questa stessa insalatiera ti cadrà in testa a 4 anni. Ti sei tirata dietro la tovaglia e l'insalatiera ti è finita addosso, aprendoti il sopracciglio. Ho provato a prenderla al volo, ma non ci sono riuscita. Tu scoppi a piangere, io e tuo padre ti portiamo di corsa al pronto soccorso. Con un punto di sutura tutto sarà risolto. Non so perché lo faccio. È puro istinto.
Mi allungo verso lo scaffale e la prendo. C'è qualcosa, come un'urgenza, che mi spinge a comprare proprio questa insalatiera. Qualcosa a cui non posso resistere. Ho un sogno ricorrente sulla tua morte. Hai 3 anni e stiamo scalando una parete rocciosa in montagna. Ti porto in una specie di zainetto sulle mie spalle mentre mi arrampico. Siamo quasi arrivati in cima, dove c'è un rifugio in cui dovremmo fermarci. E tu vieni colta d'improvviso da un impeto. Vuoi arrivare il prima possibile. Ti arrampichi sullo zainetto, liberi una gamba, poi un'altra, metti i piedi sulle mie spalle. E prosegui da sola l'arrampicata a mani libere senza corda. Io non riesco a fare nulla. Se mollo la presa per afferrarti, cadremo entrambe. L'unica cosa che posso fare è urlare, ma tu continui a salire. Sei quasi arrivata alla cima quando un pezzo di roccia si stacca. È un attimo. Scivoli giù. Alle mie spalle. Mi volto. Provo a prenderti. Non ci riesco. Le mie mani stringono il vuoto. Ti osservo cadere. Vedo il tuo corpicino che diventa sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo. Fino a scomparire. Apro gli occhi di colpo. È la prima volta che faccio questo sogno. E la mia agitazione sveglia Gary. Mi abbraccia, mi chiede se va tutto bene. Non so cosa dirgli, farfuglio che mi sono solo svegliata senza capire dove fossi. E lui, dolce, mi dice che se preferisco la prossima volta dormiamo da me. Io annuisco. Ma vorrei dirgli che non è questo. Non è questo. Stiamo salendo una scala chiocciola. Non hai nemmeno 3 anni e ti tengo per mano. Di colpo mi dici che vuoi salire da sola e ti liberi dalla mia presa. Mi metto dietro di te mentre ti arrampichi veloce per la scala. Sono terrorizzata che tu possa cadere e all'improvviso mi ricordo di quel sogno. Non sono mai riuscita a capire la tua passione per l'altezza, sin da piccola. Dai giochi nei parchi e poi gli alberi nella tua adolescenza e la palestra di arrampicata fino alle montagne rocciose. Per te l'altezza è sempre stata sinonimo di libertà. Gli eptapodi non sono né liberi né limitati. Non agiscono secondo la loro volontà, ma non sono neanche degli automi. La loro coscienza è formata non solo da azioni che coincidono con gli eventi storici, ma anche da ragioni che coincidono con gli scopi della storia. Gli eptapodi agiscono per creare il futuro. Io ora conosco il futuro. E non potrei mai tradirlo. Non sarei davvero in grado di andare contro il mio destino. E non posso neanche parlarne con chi il futuro non lo conosce. È impossibile. Ma se gli eptapodi conoscono il futuro e già sanno cosa verrà detto, a cosa serve il linguaggio? Il linguaggio non è solo una forma di comunicazione. È anche un'azione. Espressioni come la dichiaro in arresto. Ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo giuro. Hanno tutte una valenza performativa. L'azione non ha validità senza pronunciare quelle formule. Per gli eptapodi forse potrebbe essere la stessa cosa. Loro sanno già cosa verrà detto in qualsiasi conversazione. Ma affinché quella conversazione sia vera, deve essere detta. Siamo sole in casa, distese sul divano. Te ne stai abbracciata a me mentre ti leggo una favola. Cammina, cammina, cammina. Cappuccetto rosso attraversa il bosco con il pranzo nel suo cestino, fino ad arrivare ad una casa in una radura. Toc, toc. La porta si apre e
I tre porcellini la invitano ad entrare. E dai, mamma, leggi bene. Sto leggendo bene. Non è vero. Va bene. Allora, cammina, cammina, Cappuccetto Rosso attraversa il bosco con il pranzo nel suo cestino, fino ad arrivare ad una casa in una radura. Toc, toc. La porta si apre e... Hansel e Gretel... Mi prendi il libro dalle mani. Devi leggerla bene. Ma sto leggendo quello che c'è scritto. Non è vero. Non è così la storia, lo so. Me l'hai letta tante volte. Ma se già la conosci, perché te la devo leggere ancora? Perché voglio sentire la fine vera. Gli eptapodi mi dicono... che vogliono organizzare uno scambio di regali. Noi dobbiamo dargli qualcosa e loro ci daranno qualcos'altro in cambio. Io e Gary ne parliamo con il colonnello Weber, che vorrebbe saperne di più. Vorrebbe capire se si possono fare richieste, se il regalo deve essere di valore, se... Io gli dico che i regali devono essere una sorpresa. Nessuna anticipazione, nessuna richiesta, così hanno specificato gli eptapodi. E aggiungo che, secondo me, quello che noi consideriamo di valore probabilmente non corrisponde per loro a qualcosa di prezioso. Sono arrivata a scrivere sempre meglio nella lingua degli eptapodi e la mia mente si è via via modificata, subendo l'influenza di questo linguaggio, di questo modo di pensare. Certo, sono un essere umano e non potrò mai davvero liberarmi dal pensiero sequenziale, ma ora il mio modo di vedere è a metà tra l'umano e l'alieno. E il passato si mischia continuamente con il presente. A volte, però, mi succede per un solo piccolo istante di riuscire a vedere le cose come gli eptapodi, dimenticando del tutto il pensiero sequenziale. E posso sentire in un solo momento presente, passato e futuro. Percepisco tutta la mia vita. Dalla nascita alla morte, tutto quello che mi succede, che mi è successo e che mi succederà, come simultaneo. È tutto pronto per lo scambio e io so già come finirà. Oggi c'è più gente del solito nella nostra nave spaziale. Oltre a me e Gary ci sono linguisti e scienziati di altre navi, c'è il colonnello Weber, ci sono membri del Dipartimento di Stato. Scrivo un semagramma per dire agli eptapodi che siamo pronti. Uno di loro si avvicina alla parete, allunga un arto e sul vetro si forma un'intricata equazione. Gli scienziati cominciano a discutere. A Gary sembra una formula chimica inorganica, altri sostengono che possa essere tecnologia dei materiali. Io non li ascolto. E faccio partire il filmato, che è il nostro regalo per gli alieni. Una presentazione video delle pitture rupestri delle grotte di Lascaux. Gli eptapodi la osservano e alla fine del filmato fanno sparire l'equazione dalla parete di vetro. Weber si agita, vuole sapere cosa stia accadendo. Forse non hanno gradito il nostro regalo? Mi ordina di proporgli un secondo scambio. Scrivo un nuovo semagramma e l'eptapodo ne disegna uno netto e preciso sul vetro. È bellissimo. Sono l'unica a capirlo subito. Neanche gli altri linguisti riescono a coglierne il significato prima che il semagramma sparisca. Poi è tutto molto rapido. Gli eptapodi lasciano la stanza oltre il vetro e Weber mi urla che li devo richiamare. Non ho il loro numero di telefono, vorrei dirgli. Ma mi limito a tradurgli l'ultimo semagramma. Se ne stanno andando. Stanno lasciando la Terra. L'ambiente si riempie di una strana vibrazione. Un suono concreto che non avevo mai sentito prima qui dentro. Capiamo tutti che abbiamo poco tempo, lasciamo la nave spaziale senza neanche preoccuparci di recuperare la nostra attrezzatura. Fuori la vibrazione è diventata un rumore impercettibile, eppure in qualche modo assordante. Ci allontaniamo nel campo, quando improvvisamente la nave spaziale si alza di qualche centinaio di metri in meno di un secondo, per poi scomparire dalla nostra vista. Hai 2 mesi. Mi sveglio alle 2 di notte per allattarti. La parola infante
deriva dal latino e significa incapace di parlare. Ma tu una cosa la sai già dire con estrema precisione. Sai dirmi quando soffri. E lo fai con un pianto incessante che diventa un suono insopportabile, assordante. In questa fase della tua vita non esiste passato o futuro. Fino a quando non ti porgo il mio seno, tu non hai nessuna consapevolezza della tua felicità di solo qualche ora prima e nessuna aspettativa per il futuro. Poi comincio ad allattarti e tutto svanisce. Sei improvvisamente in pace con il mondo. Per te esiste solo ora. Riesci a percepire solo il singolo momento. Vivi nel presente, che per molte ragioni è qualcosa di invidiabile. Degli alieni non abbiamo saputo più nulla. Non abbiamo mai capito la ragione della loro venuta, i motivi del loro comportamento, cosa si aspettassero da noi. E il loro regalo si è poi rivelato la formula di un nuovo superconduttore, che però era stato appena scoperto in Giappone. In pratica, nulla che l'uomo non conoscesse già. Il loro regalo per me invece è stata la loro scrittura, la coscienza simultanea. Prima di conoscere gli alieni, la mia memoria era come la colonna di cenere di una sigaretta che brucia. Ogni strato di cenere era una parte di vita creato dalla combustione della mia coscienza. Ora però, la memoria non si accumula più per frammenti di cenere. Ora, interi blocchi di ricordi finiscono al loro esatto posto, ma non più in successione o in sequenza. Ora è come se la cenere della memoria possa essere passato e futuro, prima e dopo, senza più differenza, senza più combustione, o come se la combustione fosse fuori del tempo. Percepisco tutto come simultaneo. È come se la sigaretta ancora da accendere fosse già cenere. O già cenere fosse ancora da accendere. Conoscere gli eptapodi ha cambiato la mia vita. Mi ha fatto incontrare tuo padre e mi ha portato a te. Ora, in questo momento qui, nel patio sotto la luce della luna. Tra molti anni non avrò più né tuo padre né te. Per questo, sto bene attenta e non perdo nessun dettaglio. Conoscevo tutto sin dall'inizio. Conoscevo tutto sin dall'inizio. Conoscevo tutto sin dall'inizio. E ho scelto la mia strada di conseguenza. Ho scelto la mia strada di conseguenza. E ho scelto la mia strada di conseguenza. Senza rinunciare a nulla. Senza rinunciare a te. Raggiungerò la mia destinazione con la massima felicità e il minimo dolore. O sarà il contrario. È questo quello che penso quando tuo padre mi chiede di fare un bambino. Gli dico di sì e gli sorrido mentre lo prendo per mano e lo guido in casa per fare l'amore, per fare te